Assessore Betti, Leone, prospettive rose, donne protagoniste qui all'Aquila e non solo. Ecco, raccontiamole queste giornate. Sì, diciamo che Prospettive Rose è un progetto che noi abbiamo iniziato l'8 marzo dell'anno scorso con un'iniziativa dedicata a Margherita d'Austria, la più grande Mescenate che ha fatto di questa città eh, poi una città di cultura e che è una donna. E allora ci siamo riproposti però con un comitato di donne di provare a far emergere altre figure femminili che avevano lasciato un segno nella città. Eh, abbiamo quindi cominciato un lavoro pensando a fatti di, a donne individuali ma man mano che lavoravamo ci siamo resi conto che invece salvo diciamo alcune figure particolari eh, era forse più importante dare atto del, dei movimenti collettivi quindi abbiamo in questo progetto messo insieme alcune donne ma anche alcuni fatti collettivi come le donne dell'Italtel nella industria e poi Donatella Tellini ma in relazione al percorso del femminismo aquilano, quindi anche qui un fatto corale, una donna che rappresenta un fatto corale. E poi, su richiesta dell'Associazione Barbara Micarelli, abbiamo pensato di dare atto anche di un altro protagonismo di donne, spesso più nascosto: che è il protagonismo delle donne che hanno animato i conventi femminili all'Aquila e che hanno avuto un ruolo nella vita sociale aquilana. Queste per grosse linee, tutto il progetto finirà l'8 marzo con una eh, diciamo, proiezione che parlerà invece delle donne anziane aquilane. Quindi eh, abbiamo cominciato con una donna eccellente, finiamo con le donne della città, per dire che la storia la fanno le donne eccellenti, ma anche le donne tutti i giorni. Poi naturalmente chiuderemo il ciclo e il ciclo si chiuderà con una breve conferenza della professoressa Mantini che ricollegherà appunto tutto il percorso e poi offriremo alla città un concerto particolare che è per la prima volta le musiche che si suonavano alla corte di Margherita d'Austria.